porrò una domanda. Esiste ancora la democrazia in Italia o questa si è lentamente trasformata in qualcos'altro? E se sì, in cosa? Secondo Sheldon Volin, un professore di scienze politiche all'Università di Princeton, Berkeley, ma soprattutto uno dei maggiori e più influenti filosofi politici americani, quella che molti oggi chiamano ancora democrazia, in realtà si è trasformata in una nuova forma di potere. Nuova forma di potere che Volin definisce totalitarismo rovesciato, ovvero una forma di totalitarismo che, rivolto all'interno del paese, tende allo svuotamento della democrazia per giungere al controllo totale dell'intera nazione.